15 luglio, oggi parliamo di un santo poco conosciuto, un santo appartenente ai chierici regolari della Madre di Dio delle scuole pie, i cosiddetti scolopi, che ha un nome insolito, si chiama San Pompilio Maria Pirrotti, un santo dai carismi particolari, che incarna sì il carisma proprio dell'ordine scolopio con l'insegnamento, ma che è stato anche un grande apostolo, un grande predicatore, un grande rapitore d'anime, tant'è vero che fu denominato Apostolo degli Abruzzi. Egli nasce in Irpinia nel 1710, si chiamava Domenico, però un suo fratello più grande di lui, di nome Pompilio, morì giovanissimo e quindi lui è entrato in religione, è entrato tra gli scolopi. Cambia il nome da Domenico in Pompilio. Dimostra grande pietà e grande capacità di apprendimento, ma ha problemi di salute, per cui da Chieti, ancora chierico, lo mandano a Melfi, sperando che l'aria più fresca di Melfi, nel nord della Lucania, potesse giovare alla sua salute. Diventa sacerdote, inizia il suo ministero di insegnamento. Ma soprattutto egli ha a cuore la salvezza delle anime, per cui inizia tutto un movimento di raccogliere le anime in congreghe, gruppi per istruirli con gli esercizi spirituali, per far approfondire la fede, ma questo suscita naturalmente invidia in parte del clero e suscita anche opposizioni nella società di allora, perché allora già circolavano nella società delle idee neoilluministiche, per cui molti vedevano con sospetto i preti troppo zelanti e volevano che il popolo si distaccasse dalla religiosità genuina che proponevano i preti zelanti. Però tanti carismi lo arricchivano. Per esempio, una notte mentre predicava a Lanciano, fa suonare le campane alle 2 di notte dicendo che dovevano pregare, tutti dovevano pregare perché sarebbe arrivato un castigo divino, e difatti il castigo arriva, un terremoto che fa tanti morti nelle altre città. Ma a Lanciano, siccome sono tutti usciti fuori in piazza, nessuno muore. E ci sono pochissimi danni. Tutti lo riconoscono come un santo, ma purtroppo viene allontanato dall'Abruzzo. Si trasferisce a Napoli, nella chiesa di Santa Maria di Caravaggio, fonda delle opere di approfondimento della fede, soprattutto di diffusione della devozione che allora cominciava ad affermarsi nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù e della devozione genuina alla Vergine Maria. Tra l'altro, un carisma che egli aveva e che gli procurava tanta attenzione, che fa una certa impressione macabra, è che lui, solo nominando un defunto o vedendo un teschio, sapeva dire se quel defunto, se l'anima a cui era appartenuto quel teschio aveva bisogno di preghiere, di suffragio, o se era già in paradiso. E in questo caso non lo diceva, era andata alla dannazione eterna. Un altro fenomeno terribile che però faceva convertire le persone è che i defunti molte volte rispondevano alla seconda parte del rosario quando egli pregava. E morì il 15 di luglio 1766 a Campi Salentina, dove era stato mandato, sempre in un convento degli Scolopi, una chiesa e un convento che ho avuto la gioia di visitare un giorno in pellegrinaggio, dove è custodito il suo corpo veneratissimo, e lì visse pochi mesi della sua vita, ma questi mesi furono accompagnati dalla stima generale, da una certa pace di cui godette già su questa terra e da miracoli e segni che aiutarono anche il popolo di Campi Salentina a vincere una carestia proprio grazie alle sue preghiere.
preghiere. Significativo anche il fatto che lui sia morto la vigilia della Madonna del Carmine, il cui scapolare sappiamo contempla anche il cosiddetto privilegio sabatino, cioè il fatto che la Madonna promette a coloro che sono devoti del suo scapolare, che lo portano, la liberazione dal purgatorio, il sabato posteriore alla sua morte, e il carisma di pregare per le anime del purgatorio, di conoscere la sorte dei defunti, è un carisma che, abbiamo detto, apparteneva a San Pompilio Maria Pirrotti, forse un santo poco conosciuto ma di grande interesse e particolarmente affascinante. San Pompilio Maria Pirrotti prega perché noi abbiamo chiaro che l'anima è la cosa più preziosa che dobbiamo salvare, la nostra anima immortale, e dacci uno zelo e una devozione per le anime del